Ciao ragazzi, da Lucchino Vende Tutto. Oggi siamo qua con il guru del calcio, però in veste diversa. Questa volta in veste meditativa. È molto bravo ragazzi nella meditazione mentale. Questo ragazzo qua veramente ha delle capacità. Sì, l'ho studiata per passione da quando avevo 17 anni, quindi da 17 anni arrivare a 47, quanti anni c'è? Dimmelo te, facciamo tanti, il conto, ce la viaggiamo. Sono 30 anni. Saranno 20. Eh no, 30 anni, sì, 30 anni, sì, è vero. Sono 30 anni. 30 anni, quindi in 30 anni, voglio dire, uno che studia per passione, senza trarne profitto, qualcosa avrà capito, no? Scusate, ma mi metto gli occhiali perché c'è un sole e non si vede veramente niente, mi picchia negli occhi. Qualcosa avrà capito, no? Saprà dare consigli agli altri, saprà aiutarlo. Poi è diventato un lavoro. In cosa consiste questa meditazione? Allora, capire cosa consiste. Cioè, che benefici dà? Allora, la meditazione è una pratica che dà tutti i tipi di benefici, sia a livello contro lo stress, contro la depressione, è una pratica che ti fa star bene, sia a livello fisico, sia a livello mentale, sia a livello spirituale, e va praticata. Per dire, ti chiama una persona, ti dice: guarda Marco, io ho problemi a dormire la notte. Sì, certo. Hai una soluzione per questo tipo di problema? Certo. E la meditazione ti aiuta in ogni tipo di soluzione, ogni tipo di problema ha una soluzione. Non ci si deve aspettare, diciamo, che uno facendo una pratica della meditazione dall'oggi al domani risolve il suo problema. Beh, ovvio. Cioè, non è che come tutte le cose, ci vuole tutte le cose, c'è un tempo, anzi la meditazione ti aiuta a capire anche il motivo del tuo problema, perché vai dentro te stesso a indagare e poi ti dà le soluzioni, perché ci sono delle tecniche che se le applichi sono già la soluzione del problema. Ok, abbiamo più o meno capito se cosa vuoi domande, cosa se mi fai dire. Domande più specifiche. Ecco, quello che ti voglio dire è questo. Per dire, ora vedi, siamo in un momento, insomma, c'è stato il lockdown, ora c'è la guerra, insomma, la gente potrebbe essere impaurita, nervosa. Sì, moltissimi sono impauriti, stressati, nervosi. Hai una soluzione anche per questo? Cioè si può con la meditazione arrivare? Sì, la meditazione serve appunto per crearsi un circuito mentale di pensieri positivi in cui questi stati d'animo di paura, ansia, stress, eccetera, impari a allontanarli e a, diciamo, creare in te dei pensieri positivi che ti danno sensazioni positive, stati d'animo positivi, e quindi vivi meglio. Vivendo meglio, sei più positivo, attiri avvenimenti positivi, di conseguenza la tua vita va meglio su tutti gli aspetti, ripeto, su tutti gli aspetti, perché quando uno sta bene incomincia a ripetersi al giorno, alla notte, con queste tecniche eccetera, poi le azioni gli vengono spontanee, incomincia a mangiare meglio, incomincia naturalmente a cercare una strada che è il tuo inconscio che ti guida e ti porta sulla strada, diciamo, dello star bene. Ok, cioè è anche una medicina, allora, se vogliamo, un medicinale, un, diciamo, un calmante. Le medicine sono una cosa, la meditazione, cioè quando stai bene, che mediti e stai bene, non hai bisogno di medicine. Non ci pensi anche neanche alle medicine. Sapere. Esatto. Cioè, quando stai male, vai a prendere le medicine. Perciò, ragazzi, ascoltate bene. Evitate anche dei medicinali, perché uno deve prendere qualcosa per dormire o deve prendere qualcosa per stare al caldo, servono più in questo caso, perché... No, bisogna dire, aspetta un attimo, cioè, mai sostituirsi ai dottori, cioè ci sono no, medici, beh, no, no, è no, giusto io non sto che la gente quello, vada ai dottori, prende i medicinali che, diciamo, deve prendere, però oltre a quello la meditazione ti aiuta a risolvere tanti problemi, cioè ti aiuta anche a trovare il medicinale giusto, a trovare la persona che ti cura, che ti guarisce, perché ti ripeto, la meditazione come la intendo io, che anni che lo studio e vedo in giro che purtroppo insegnano delle cose che non mi dicono niente, ma niente, e ti porta proprio a fare le scelte giuste, a fare le scelte giuste. E mi dirai come? Perché? Come? Vedrai che quando si fa meditazione e ti trovi tutto addosso, cioè
a qualcuno gli va male, a qualcuno gli va bene, ci sarà un motivo, è una questione di scelte. La meditazione ti aiuta a fare le scelte giuste. Per capire quali sono le scelte giuste devi meditare. Meditare come si fa? Ci sono delle tecniche, ho messo anche il link dove spiego tutto, spiego come funziona l'inconscio, come si applicano queste tecniche in maniera semplice, basta persistere, e spiego tutto, il link è qua sotto, lo potete, esatto, cioè, lo potete vedere. Metterò un link sotto il video dove poi vi potete collegare a Fever e scaricare il libro di Marco, praticamente è un PDF dove viene spiegato. Ovviamente c'è un costo, ma un minimo costo, perché fai il video, spendi il tempo, spendi tutto, spendi la pubblicità, spendi quell'altro, il costo è un minimo costo per le spese che c'è, ma voi potete imparare, e se avete qualsiasi dubbio chiamarmi e in base ai dubbi che avete vi darò il vostro consiglio. Sì, esatto, sul PDF c'è anche il numero di telefono proprio di Marco che potete contattarlo, metterò addirittura anche un altro link dove se volete prendere un appuntamento con lui ci sarà un calendario dove voi potete cliccare e mettervi in contatto tramite email con Marco e lui vi dirà se è disponibile. Abbiamo anche dei video, poi se li potrei mettere, delle testimonianze, delle persone, esatto. Mi hanno chiamato e ho risolto il loro problema e mi hanno fatto la testimonianza video, che gli sono stato d'aiuto proprio. Sì, è una cosa molto interessante, bisogna entrare un pochino nell'ottica della meditazione, non tutti sono ancora Poi la mia meditazione propensi non a questo, è però vi garantisco che... Scusa Luca, funziona. La mia meditazione non è una meditazione di quelle che si concentra sul respiro, eccetera. Io faccio una meditazione che agisce direttamente sul pensiero, perché è il pensiero la causa di tutto. Cioè se hai pensieri dentro di te che ti produce il tuo inconscio positivi, vivi bene. Se hai pensieri negativi, vivi male. Quindi io agisco direttamente sui pensieri, perché dai pensieri dipende lo stato d'animo, dipende la giornata, Io quello del respiro non lo seguo, non lo faccio, cioè quello dei chakra non mi interessa, non è il mio campo. Io ho studiato per anni e secondo me tante cose sono state dette e hanno sviato proprio la vera meditazione. Io spiego la vera meditazione come deve essere, perché deve agire direttamente sul pensiero e bisogna imparare a sradicare i pensieri negativi e a seminare quelli positivi. Come si fa? C'è un procedimento che è semplice, è descritto in questo link che vedete qua sotto. È una sorta di legge d'attrazione, è una specie di legge d'attrazione con delle modifiche ancora più incisiva e ancora più efficace, molto più efficace, sì. Che la legge di attrazione consiste solo nel ripetersi le cose finché non ci crede il tuo inconscio, e va bene, però questa meditazione che faccio io invece va a sradicare i tuoi pensieri negativi che hai, che ti porti dietro da una vita, che ti danneggiano, e una volta sradicati quelli poi è più facile con la legge d'attrazione inserirla e avere dei risultati. Ecco, più o meno per una persona interessata al tuo percorso che stai offrendo, più quanto ci vuole per entrare ma hai fatto una domanda, perché qui non abbiamo appunti, non abbiamo niente, si va direttamente. Adesso sta nascendo una conversazione, sì, rifammela bene che ho capito il concetto. Quanto tempo ci vuole più o meno, ecco, quando uno ti chiama, guarda, io sono interessato, inizia un percorso, questo percorso quanto sarà lungo nel tempo per imparare, cioè a star bene, a rilassarsi, a dormire? Diciamo che la mente, chi viene per la prima volta a fare la meditazione non ha la mente allenata, la mente è un muscolo, è come se viene uno a far pesi che è magro come un chiodo, cioè bisogna allenare la mente, quindi ci vuole del tempo, ci vuole della volontà, e la mente certamente all'inizio non risponde, cioè è più svogliata, ti rema contro. Se te incominci a fare meditazione, ti incomincia a dire basta, dove vai, tutti i pensieri negativi per distoglierti da questa strada te li dà. Quindi bisogna persistere, allenare la mente con queste tecniche, perché piano piano si spazzano via i pensieri negativi che ti condizionano per farti smettere e ti apri una strada che da lì in poi è la strada della tua vita, che è una luce praticamente. Però certo, il tempo, capisco, è difficile dirlo, perché se viene uno che ha una depressione da 30 anni e è depresso, gli incomincia a fare meditazione, questo per 30 anni ha usato la mente in maniera negativa. Ce ne vogliono altri 30 per usarla in maniera positiva. Cioè, metti che ci dai delle tecniche giuste, ci vorrà 10 anni, ma i tempi sono quelli.
Capisci? Non è che fai subito così, poi più l'alleni e più dà dei risultati. Cioè, è un po' come andare in palestra. È non come prendi... andare in palestra, è un mescolo la mia. Prendi subito il fisico il giorno dopo. No, ci vuole il tempo, vuole dedizione, tempo. Essere lungimiranti, cioè guardare già nel futuro. Devi già guardare avanti. Guardare bravo. Avanti e avere sempre un pensiero positivo. Da quello che ho capito è un po' questa la tecnica di essere sempre con pensiero positivo. Sì, perché altrimenti dai pensieri, non funziona. Sì, dai, bisogna persistere e inserire nella mente, ti ripeto, prima bisogna togliere tutti i pensieri che a una persona gli nuoce, lui si porta dentro di sé dei pensieri negativi che gli nuociano la felicità, li deve scoprire con la meditazione, con un po' di auto, diciamo, introspezione e poi cambiarli, piano piano si spiega tutto come si fa a cambiarli, se no quella persona lì vivrà sempre infelice e non riuscirà a godersi niente nella vita e neanche a costruire niente. Invece ci vuole proprio una tecnica giusta, perché tanti lo fanno automaticamente da soli e non hanno bisogno. Certo. Adesso mi viene in mente Ronaldo. Ronaldo è un esempio perfetto. Perché? Perché è un pensatore positivo e gli riesce tutto. Infatti ha avuto successo. Non penso che andiamo da Ronaldo e pensa una cosa negativa. Cioè, non penso che va in campo e ha la convinzione e ha pensieri negativi di sbagliare, di non far gol. Io ho sentito una volta la sua intervista, ha detto che è da quando ha 17 anni che si ripete che vuol diventare il più forte del mondo. Alla fine ha preso forma, ha preso pensiero. Certo, ha preso dopo, forma. Prendono forma, i pensieri prendono forma, ragazzi, ma non è una cosa che dico io o che dice Marco, è un dato di fatto. Noi siamo dei pensieri praticamente, siamo pensieri, si può dire che siamo proprio pensieri dentro al nostro corpo praticamente. E tutto quello che creiamo è una forma di pensiero. È un po' la fisica quantistica. Esatto, sì. La fisica quantistica. Comunque io posso dare un consiglio in generale, chiunque vuole intraprendere questa strada, ci sono anche dei libri che potrebbero anche consigliare, perché ci sono tanti libri che è inutile prenderli, ma basta prendere quello giusto che già ti introduce alla vera meditazione. Alla vera meditazione. Quindi, diciamo un titolo per dire così. Cioè tipo un libro bellissimo di meditazione, autobiografia di uno yogi, di Paramahansa Yogananda, fanno anche dei ritiri spirituali a Genova e sono molto belli. Ecco, quello è un libro dove autobiografia di uno yogi, cioè, è proprio l'autobiografia di uno che fa yoga, cioè spiega tutto, dalla nascita alla morte, tutta la sua vita, quindi racconta tutto quello che ha fatto, la vita di uno yogi, la vita di uno che fa di meditazione, tutta la vita, più di così. Si siedono 12 ore in meditazione e cosa c'è da raccontare? C'è da raccontare delle grandi belle esperienze, sì sì. Tipo? Fai un esempio? Esempi, cioè, è un libro da leggere, perché è tutto bello, dall'inizio alla fine. Poi non è che sono qui per consigliare il libro. No, certo. Però era per sapere l'argomento. L'argomento, cioè era uno che ti spiega anche la legge dei miracoli, ha fatto anche dei miracoli. Se vai e leggi il libro, pensate voi. Ti spiega anche proprio scientificamente come faceva a fare miracoli. È uno che è venerato in India come il massimo, diciamo, come qua Gesù Cristo. Leggere. Bisogna leggere. Ragazzi, più o meno vi abbiamo dato un'infarinatura, ecco, di come può agire Marco nei vostri confronti con questa tecnica. Vi ripeto, nella descrizione metteremo i link sia per acquistare il PDF che ha creato lui, che è su Fiverr, sia per chi vuole una consulenza, ci sarà un calendario, metterò il link del calendario per sì, perché insegno anche via la tecnica, la insegno anche via telefono, perché mi è capitato uno di Venezia, uno della Calabria, non è che ci si può vedere, quindi via telefono insegno la tecnica e via telefono i dubbi che vengono sono al momento, quindi posso subito scioglierli, perché siamo al telefono, è come se fossimo viso a viso. Capito ragazzi? Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete il pollice in su, per oggi è tutto, spero che siamo stati esaustivi abbastanza. Cioè qualsiasi domanda la possono benissimo fare qua sotto, mettere nei commenti. Se è una domanda seria rispondo seriamente, se è una domanda buffa blocco e mando a quel paese anch'io. Nei commenti potete scrivere, fare una domanda a Marco, lui vi risponderà senz'altro e vi ripeto, potete prendere anche una. Ragazzi, grazie di averci ascoltato fino alla fine, spero che questa intervista vi sia piaciuta.
E ciao ragazzi, da Luca. Visito.